Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the Sundance, don't you know? Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Globus Radio Station, buonasera da Armando Garufi, altra puntata di Sport e non solo. E al solito validissimo Rosario Sortino, che io saluto, dammi la mano perché siamo in streaming e ci vedono. Ciao Armando, buonasera a tutti. Stasera parliamo di calcio, dopotutto sta per cominciare il campionato del mondiale di calcio e quindi cerchiamo di entrare, anche se un calcio un po' diverso rispetto ai mondiali. Lo facciamo con Davide Miniemi, che noi salutiamo cordialmente. Buonasera, salve a tutti. Direttore sportivo della Sicula Leonzio, squadra che milita nel campionato di promozione, sì. Girone C, finito il campionato a 60 punti, ai playoff purtroppo battuta dal Paternò. Preparatissimo. E va bene. Campionato vinto anche da Giarre? Sì. Ho detto tutto perfettamente? Perfetto. Ho imparato bene la lezione. Allora, parliamo di questo campionato, anche perché io ho visto un po' i risultati e la squadra era partita abbastanza bene già dall'inizio, con risultati abbastanza positivi. Forse ci sono stati diversi pareggi che l'hanno portata al terzo posto, a 60 punti, e a dover fare i playoff, oltretutto fuori casa, perché il Paternò, essendo arrivato secondo, ha giocato in casa. E questo è un'analisi giusta. Comunque parleremo anche di Davide Miniemi, ovviamente come direttore sportivo, che ha la sua prima esperienza, ex calciatore, insomma andremo anche a conoscere il personaggio Davide. Con piacere. Diciamo che comunque la nostra annata è stata molto lusinghiera, diciamo che comunque sull'analisi perfetta che tu hai fatto pesano anche dei ricorsi che noi abbiamo subito durante l'anno e che ci hanno penalizzato di alcuni punti, e senza questa penalizzazione sicuramente vincitore del campionato saremmo stati noi, ma ormai è un'altra storia, pensiamo al futuro. Ecco, pensiamo al futuro, dopotutto è una squadra che voi avete rilevato l'anno scorso dalla fusione o dalla dismissione della Belpassese. Sì, è proprio così, il presidente Leonardi ha intrapreso questo progetto l'anno scorso, ha acquistato questo titolo della Belpassese, l'ha portata a Lentini, in un territorio dove noi siamo stati accolti benissimo e dove ci siamo trovati benissimo e dove vorremmo dare tante soddisfazioni. Ho visto le foto, un pubblico eccezionale. Stupendo, stupendo. Ma proprio riguardo al pubblico, non è facile, Armando, in un campionato di promozione come quello siciliano, tra virgolette povero, dove tutti seguono le partite in televisione,
Nel match contro il Giar all'Angelino Nobile di Lentini c'erano 1500 spettatori. E che per un campionato di promozione è qualcosa di eccezionale, possiamo usare proprio questo termine? Sì, sì, si vede molto di rado questo pubblico in un campionato di promozione. Noi ci siamo riusciti e speriamo l'anno prossimo di rifare questa esperienza più e più volte in altre partite. Ma a proposito di campionato, tu parlavi di grandissime soddisfazioni vissute a Lentini. Tra queste soddisfazioni c'è una Sicula Leonzio alla ribalta regionale, perché ha avuto una delle migliori difese del campionato, sia di promozione che di eccellenza. Sì. Mica male. Avete subito pochissimi gol. Sì, diciamo che noi siamo stati la difesa meno battuta di tutti i campionati fra eccellenza e promozione, e questo è un vanto, merito comunque non solo del reparto difensivo, dato che parliamo di difesa, ma merito dell'organizzazione di tutta la squadra. Davide, tu sei un giovane direttore sportivo, ma sei stato anche un calciatore. Vogliamo parlare un po' anche di Davide Minimi, anche per conoscere meglio il personaggio, visto che ti abbiamo qua di fronte. Ma diciamo che comunque la mia avventura da direttore sportivo parte l'anno scorso, mentre quella di calciatore si è fermata dopo ben 17 campionati fra eccellenza, promozione, che anche ruolo, qualcuno. Scusami. Io ero un difensore centrale. Quindi è una bella responsabilità, una bella mantenere responsabilità. La difesa. Facevo quel che potevo, sì, sì. Però le possiamo nominare alcune delle squadre dove sì, hai giocato? Sì, Gia Virtus, Atletico Catania, sono passato anche per un breve tratto anche da Lentini, ho fatto molti anni Belpasso anche in Serie D, Belpassese, Gravina, tante sono state le squadre dove ho militato, Battiati. Ti è venuta voglia, scusami Armando, però prego. Ti è venuta voglia quest'anno, qualche volta vedendo i tuoi calciatori, tra virgolette, di scendere in campo? Ma è normale anche perché ancora io ho smesso che ne avevo 32 anni, quindi fisicamente ancora mi sentivo integro per affrontare un campionato da giocatore, però poi gli impegni lavorativi ti portano a fare altre scelte, e sono contento comunque di aver fatto e di poter continuare a fare questa esperienza di direttore sportivo, specialmente in una piazza come Lentini. Ecco, Davide, a proposito di direttore sportivo, sì. Quanto è importante un direttore sportivo in una squadra? Sappiamo che è importantissimo, ma secondo te il ruolo del direttore sportivo può incidere in maniera veramente forte sull'andamento di un campionato? Ma diciamo che qui apriamo secondo me un capitolo abbastanza complesso, nel senso che questa figura, specialmente in queste categorie che sono delle categorie non professionistiche, non è una figura che comunque ha una valenza fondamentale, però è una figura che comunque serve da collante fra la squadra, quindi staff tecnico e giocatori, e la società, e questo lo rende molto molto importante. Ho capito. Allora, diciamo che concludiamo questa prima parte ascoltando il primo brano. Diciamo che questo sicuramente sarà un tormentone dell'estate, perché è un po' la colonna sonora dei mondiali. Parlo di We Are One, Pitbull e Jennifer Lopez. E siamo entrati in tema brasileiro, visto e considerato che stavo per cominciare i campionati del mondo, ma qui siamo su Globus Radio Station, siamo con Armando Garufi, con Rosario Sortina, e siamo con Davide Miniemi, direttore sportivo della Sicula Leonzio, squadra che ha militato e che continuerà a militare nel campionato di promozione. Rosario, a te la prossima domanda. Sì, proprio mi collego a quello che hai detto tu, infatti ci sono delle probabilità comunque che la Sicula Leonzio possa ottenere il ripescaggio in eccellenza. Ovviamente la crisi fa sì che sono più di 50 squadre quelle che non si iscriveranno tra la terza categoria e la Serie D, ma Un passo in avanti per la Sicula Leonzio comunque ampiamente meritato rispetto a quello che ha fatto nel corso di questa stagione. Sì, diciamo che comunque noi avanzeremo domanda di ripescaggio, sperando che questa venga accolta.
Diciamo che in questo momento in maniera ufficiosa le notizie sembrano dalla nostra parte, cioè che dovremmo fare parte anche noi dell'organico delle squadre di eccellenza, però chiaramente ancora i tempi sono abbastanza lunghi. Vedremo. Ecco, mi riallaccio alla domanda che ti ha fatto Rosario, proprio perché in questi tempi di crisi un po' tutto lo sport in generale, qualsiasi sport, sta avendo un momento di flessione. Sono tantissimi, soprattutto negli sport di squadra, quelle società che non riescono a farcela, perché naturalmente ci vuole uno sforzo grandissimo da parte degli imprenditori, di coloro che hanno la responsabilità proprio economica della squadra, e non c'è nessun aiuto né a livello locale né a livello regionale né a livello nazionale, ovviamente. Purtroppo no, il momento è delicato e chiaramente lo sport ne ricalca paro paro questo momento. Diciamo che comunque la nostra realtà è fatta di un ragazzo che è un giovane imprenditore che si chiama Giuseppe Leonardi, che comunque sta cercando nel suo piccolo di dare lustro ad una piazza importante che negli ultimi anni ha vissuto purtroppo una serie di gestioni fatte da un anno bellissimo a un altro anno dove comunque le risorse non c'erano e quindi la squadra ripartiva di nuovo da zero. Stiamo cercando di dare continuità ad un progetto con le risorse che abbiamo a disposizione, facendocele bastare chiaramente, perché comunque non vogliamo fare passi intentati e ritrovarci poi con un pugno di mosche in mano. Cerchiamo di tenere testa con le risorse che abbiamo. Scusami, non sarebbe è un ragionamento che sto facendo, un discorso più ovvio se le società, queste società che naturalmente non possono riuscire oppure lo fanno con sforzi grandissimi economici a portare avanti una squadra, a cercare di organizzare dei pool di imprenditori che possano far sì che una squadra possa continuare la sua naturale vita? Questa può essere una delle tante iniziative, però il problema è che oggi come oggi gli imprenditori che investono nel calcio, negli sport in generale, sono sempre di meno, e quindi non è facile attuare queste tipo di iniziative per mancanza di risorse, che è la cosa fondamentale poi per portare avanti un progetto, in questo caso sportivo. Ho capito. Invece, a proposito di sport, qual è la differenza che noti tu tra quando hai incominciato tu a giocare e i giovani di oggi? Ma diciamo che la differenza è un po' sostanziale. Oggi comunque un ragazzo che deve affrontare un campionato come il nostro ha un obiettivo fondamentale, avendo comunque come forma mentis già messo come a livello anche familiare, molte volte sbagliando, cercando di andare in una squadra e pensare ad un accordo economico. Magari un ragazzo che esce da un settore giovanile a 17, 16, 18 anni, ai tempi nostri, diciamo, cercava di portarsi avanti per andare avanti e quindi cercare di scalare le categorie per mettersi in mossa e mettersi in luce. Oggi un ragazzo viene, parla con il presidente o con me stesso e la prima domanda che ti fa è l'accordo economico. Diciamo che il punto di vista è completamente cambiato e molte volte comunque sono mal consigliati purtroppo dall'ambiente familiare stesso che li circonda. Ecco, vedi, tu dai una domanda che vorrei farti, perché mi ha sempre incuriosito una cosa. Si parla in questo momento di calcio mercato nei campionati maggiori, Serie A, Serie B, già si comincia. Come avviene il calcio mercato a livello di campionato dilettantistico? Guarda, per sommi capi dovrebbe, perché non conosco quello professionistico, ma dovrebbe ricalcare un pochettino quello che succede con i grandi club, diciamo comunque proporzionato alle categorie che poi andiamo a fare, e ti posso dire che noi come società già ci stiamo muovendo per dare a disposizione del nostro allenatore
che è Pierpaolo Aderisi, per l'inizio della preparazione che avverrà per fine di luglio, una squadra che già abbia per sommi capi i tre quarti di rosa già completi, quindi noi già ci stiamo muovendo per confermare l'ossatura un pochettino della squadra dell'anno scorso e per aggiungere e migliorare questa squadra, perché è l'obiettivo che abbiamo. Ecco, ovviamente credo che bruci ancora comunque la sconfitta nella finale dei playoff contro il Comprensione Normanno, ma che tipo di campionato farete, se giocherete in promozione oppure in eccellenza? Ma diciamo che comunque, Rosario, tu ci conosci benissimo, non siamo persone che amano fare proclami, facciamo parlare il campo e soprattutto amiamo lavorare sotto traccia. Sicuramente, come l'anno scorso, lo faremo con la massima umiltà. Questo ci ha portato dei risultati l'anno scorso e vogliamo avere un riscontro, cercando di migliorare sempre di più a prescindere dalla categoria. Chiaramente, se faremo un campionato di promozione, cercheremo di ripetere per sommi capi quello che abbiamo fatto, cercando di migliorare e chissà vincere il campionato. Se faremo il campionato di eccellenza, chiaramente le prospettive sono diverse, che andiamo ad affrontare dei blasoni a cui noi umilmente ci andremo a scontrare, cercando di fare il meglio. Poi quello che esce lo stabilirà il campo. Quello che ti posso dire è che comunque lo faremo sempre con la massima serietà e con la massima umiltà. Comunque, ho notato che voi avete una bella rosa assortita, e qui parliamo di spogliatoio, perché avete uomini di esperienza che hanno già una certa età e giovanissimi. Allora, in uno spogliatoio, secondo te è più importante l'euforia, l'entusiasmo, la voglia di strafare dei giovani o la pacatezza, la sapienza, la saggezza dei meno giovani? Ma diciamo, Armando, che comunque il mix sarebbe la medicina giusta, diciamo, la porzione giusta, però molte volte il giovane tende a strafare perché comunque se i risultati ti aiutano ti esalta, mentre il grande è quello che comunque anche nei momenti difficili ti riporta con i piedi per terra, e quindi il mix sarebbe quello giusto. Poi all'interno di uno spogliatoio c'è anche uno staff tecnico capitanato dall'allenatore, dai vari preparatori, dalle varie figure tecniche che servono anche per questo, per dare un equilibrio giusto all'interno dello spogliatoio. E il dodicesimo uomo in campo, perché si è instaurato, nonostante Lendini fosse innamorata, scusate, del calcio riguardo alle vicissitudini passate, una tifoseria che si è tornata ad innamorare della Sicula Leonzio e anche di questi giocatori che comunque si sono comportati davvero da amici nel corso dell'anno. Questo è l'aspetto più importante per noi, avere per noi un pubblico come quello di Lentini che ci segue con passione ed entusiasmo, ci ripaga di tutti gli sforzi fatti l'anno scorso e quelli che faremo anche quest'anno. È una piazza veramente straordinaria sotto tanti punti di vista. Diciamo che comunque noi siamo stati bravi a non esaltarci nei momenti belli di euforia e a non buttarci via quando le cose non andavano bene. La cosa, l'aneddoto che ti racconto è che quando noi dalla finalissima dei playoff siamo tornati da Paternò verso Lentini, abbiamo trovato in albergo, dove noi avevamo le macchine per tornarcene ognuno a casa propria, i tifosi che ci aspettavano e che ci hanno applaudito. E questa è una cosa che avviene molto di rado, specialmente in questi contesti che sono dei contesti dilettanti, non ce lo dimentichiamo mai, e quindi aver instaurato questo tipo di rapporto con i tifosi che, nonostante una finalissima persa, sono venuti a trovarci e a rincuorarci nonostante comunque noi non avessimo in quel momento raggiunto l'obiettivo, ci ha ripagato di tutti gli sforzi di tutto l'anno, e a loro va il maggiore ringraziamento e la spinta stessa a continuare e a credere in questo progetto, soprattutto per loro. Certo, il gioco che ha mostrato la Sicula Leonzio in quel campionato che appena si è concluso da poco è stato certo non un gioco lento, un gioco roccheggiante. È proprio, diciamo, una dedica a questo gioco con un brano roccheggiante di qualche anno fa, The Neck, My Sharona.
in streaming, ossia proprio dal vivo, visibili su Globus Radio Station, Sport e non solo, con Armando Garuffi, con Rosario Sortino e con l'ospite di stasera, Davide Miniemi, direttore sportivo della Sicula Leonzio, campionato di promozione. Allora, abbiamo parlato di spogliatoio, Rosario. Io intanto stavo pensando che con gli amici di Globus Radio Station, che Armando, questa tua rubrica che dura così poco, mannaggia, sono passati già 30 minuti e dovremmo stare qui ore e ore per parlare di non solo di calcio dilettantistico, di mondiali, di nazionale. Ci seguono sempre più persone, sempre più amanti delle tue fotografie su Facebook. No, ma va bene, dai. Adesso non mi vabbè, comunque, al di là di questo, per evidenziare quello che è il successo comunque di una rubrica che piace alla gente, che piace. Tornando a parlare con Davide Miniemi, parliamo di questo campionato che sta per cominciare. Quale sarà il vostro rapporto invece con il settore giovanile, visto che per l'anno precedente avevate scelto una politica di non farlo, per evitare di fare ulteriori sacrifici, visto che eravate all'inizio? Questo invece quest'anno come sarà? Hai toccato un tasto giusto. Il vivaio, Sì, sì, è perché è da lì che bisogna partire. Chiaramente noi, essendo l'anno scorso in maniera anche precipitosa arrivati in una piazza come Lentini, abbiamo lasciato qualcosa indietro, e questa è una cosa che quest'anno non vogliamo fare. Partiremo e faremo quindi anche il campionato juniores, il campionato regionale juniores, che comunque è una cosa che seguiremo e che comunque ci può dare anche qualche risorsa a livello di qualche ragazzo giovane che può servire anche in prima squadra. E poi inizieremo a programmare anche il vivaio, partendo da una scuola calcio. Piano piano stiamo cercando di strutturarci anche in questo senso. Chiaramente le tempistiche sono più o meno lunghe, ma noi stiamo cercando di fare le cose piano piano, ma per bene, cercando di strutturarle al massimo e al meglio. Una domanda che riguarda un po' la dirigenza, perché andiamo a vedere un po' tutti i settori, abbiamo visto lo spogliatoio, i calciatori. Come si programma una dirigenza calcistica, come programma una stagione? Allora, come la programma? Questa è una bella domanda, Armando. Allora, la inizia a programmare già dalla settimana, almeno noi l'abbiamo programmata dalla settimana successiva alla partita con il Paternò. Ci siamo visti, ci siamo riuniti, abbiamo cercato di individuare le falle che poi potevano essere quelle dell'anno scorso, per cercare di evitare degli errori che poi hanno portato anche a livello dirigenziale ad avere delle pecche. Dopodiché poi ci siede su un tavolo e si inizia a programmare per bene una nuova stagione, che comunque ha anche un dispendio di risorse economiche di un certo tipo, e lì piano piano devi iniziare. Scusami Davide, io sto sorridendo perché tu devi rispondere a questa domanda. Nella dirigenza, chi è l'attaccante e chi è il difensore? Ossia, chi va all'attacco cercando possibilmente di spingere affinché si facciano acquisti, sì, e chi invece cerca di trattenere, di avere il braccino corto? Ma diciamo che in questo senso l'attaccante e difensore, il bello e il cattivo tempo, lo fa il presidente. Sempre il presidente, sì, vabbè, sì, ma viene consigliato, lui, penso. Assolutamente, no? Assolutamente. Noi ci siamo lì anche e soprattutto per questo, per evitare comunque di fare degli errori anche dal punto di vista economico. Lui comunque è il primo, anche perché è un ragazzo, è il primo che si entusiasma per prendere un bell'attaccante, però poi cerca di risparmiare sul costo di questo, certo, attaccante, quindi fa sia da attaccante che da difensore. Come ma è anche il suo ruolo. Un'annata straordinaria comunque a livello di staff e giocatori, diciamo che comunque si è creata una sinergia buona,
che cercheremo di migliorare, perché dobbiamo migliorare anche quest'anno, per cercare di ottenere risultati migliori e soprattutto per cercare di dare quelle soddisfazioni che il pubblico merita. Il coach rimane lui, il mister, giusto? Assolutamente, lui è un nostro punto fermo, si riparte da lui perché lui è anche quello che comunque ha più esperienza rispetto a noi. Lui per noi non è solo un allenatore, è una sorta di consigliere, ci aiuta tantissimo e noi vediamo in lui un punto di riferimento inamovibile. Davide, è più facile fare il difensore centrale o è più facile fare il direttore sportivo? Io pensavo fosse più facile fare il direttore sportivo, ma mi sono accorto che forse fare il difensore centrale dava meno stress. Comunque la responsabilità c'è, c'era anche come difensore centrale. Sì. Però il direttore sportivo poi le decisioni diventano anche più problematiche e soprattutto devi cercare di far fronte a più settori, quindi quello tecnico, quello dirigenziale. Si deve cercare sempre di mediare e di trovare la soluzione giusta. È passato un anno da quando tutto è cominciato con la Sicula Leonzio. Ti immaginavi lo scorso anno il successo di tutti questi mesi? Assolutamente, perché eravamo consci di poter far bene, eravamo consci di avere gli elementi giusti per fare bene, però il riscontro che abbiamo avuto è andato oltre ogni più rosa aspettativa. Questo però non ci fa cullare, anzi ci dà la carica per cercare sempre con la massima umiltà e con la voglia di migliorarsi di fare sempre di più, ed è questo quello che vogliamo fare l'anno prossimo. Ma infatti, a tal proposito, cosa non vorresti ripetere del precedente campionato, invece che cosa vorresti ripetere? Abbiamo fatto degli errori dal punto di vista dirigenziale, abbiamo fatto degli errori che ci sono costati dei punti poi fattivamente sul campo, ed è questo quella la prima cosa che poi dovremmo andare a non ripetere più l'anno prossimo. Poi mi piacerebbe ripetere questa sinergia che si è creata fra dirigenza, fra squadra, fra ambiente e Lentini, e questa è una sinergia che può portare solo bene, perché la coesione di tutti questi elementi poi porta al successo, secondo me. Nel mondo del calcio, secondo te, potrebbe essere il vero segreto sentirsi famiglia? E questo è un aspetto fondamentale, perché molte volte, specialmente nel calcio dilettantistico, si cerca di prendere 20 buoni giocatori, ma se questi 20 buoni giocatori tra di loro non hanno una sinergia, diventa molto difficile, e i casi ce ne sono stati eclatanti, di non fare risultati. Quindi è importante creare una continuità, far sentire tutti partecipi di questo progetto, e quando dico partecipi si parte dal magazziniere che abbiamo noi fino alla figura del presidente. Rendere tutte queste figure importanti e navigare tutti dritti verso un unico obiettivo, che è quello del bene della Leonzio. Davide, non possiamo non dedicare l'ultimissima parte della trasmissione Campionato del Mondo di calcio, che cominciano domani. Allora, io ho una domanda che farò a tutti finché durano i campionati del mondo, a tutti gli allenatori, insomma a tutti quelli che orbitano nel mondo del calcio. Cosa ne pensi di quest'Italia? Allora, l'Italia comunque è una squadra che ci ha abituato a non farti esaltare, specialmente nei periodi che precedono l'inizio di una competizione importante, in questo caso il mondiale. Però è una squadra che poi, vuoi o non vuoi, arriva sempre, e quindi anche se può sembrare comunque non ha queste grandi individualità, comunque non ha questa grande coralità di gioco, l'Italia secondo me comunque il primo turno lo passerà, poi diventa un ternallotto, speriamo bene. Favorita? Chiaramente il Brasile è la squadra di casa, quindi
ed obbligo, però tra le europee la Spagna, che la Spagna è una squadra, sì, una squadra che comunque esprime un calcio e ha un collettivo collaudato che comunque è un obbligo metterla fra le protagoniste. Rosario, ma io credo che siamo, abbiamo fatto la fotografia e a 360 gradi di Davide Mignemi della Sicula Leonzio. Insomma, più di questo io penso che il prossimo anno andrete sicuramente con la voglia di vincerlo, di questo campionato, eh? Almeno noi ve lo auguriamo, e anzi non è escluso che potrai anche tornare in seguito. Io intanto sono stato onorato di far parte di questa famiglia della Globus Radio Station e spero anch'io di rivenire a te volte, e poi qualora dovesse succedere che vincessimo il campionato tu sarai invitato alla grande festa che organizzeremo. E questo io ti ringrazio e sono veramente onorato di poter venire. Abbiamo concluso, io devo ogni tanto, lo devo fare, devo ringraziare i tecnici Gabriele ed Alfio, perché io non li ringrazio mai, non li saluto mai, ma c'è un grandissimo lavoro dietro le quinte che ci permette la riuscita di questa trasmissione. Ringraziare l'amico Rosario Sortino per la sua sempre validissima collaborazione. Grazie Armando, grazie al nostro ospite Davide Mignemi, grazie, un saluto a tutti e Forza Italia. E quindi ringraziare anche Davide Mignemi, direttore sportivo della Sicula Leonzio, che milita nel campionato di promozione, ma non si può dire, potrebbe anche andare in eccellenza. Speriamo bene. E con questo abbiamo concluso, alla prossima trasmissione, ciao a tutti. Sport e non solo, la rubrica di Armando, curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania, telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance.